Salve a tutti, ciao. Oggi siamo in campagna e andiamo a raccogliere il riso. Oggi siamo qui a casa di Yuri e stiamo andando nel campo a vedere il babbo di Yuri che raccoglie il riso. Ovviamente io sono sempre spettatore, non lavoratore come sempre, e Yuri uguale, vero? Anche io che fa. Comunque ora andiamo proprio nel campo, vedete qua siamo vicino a casa sua, guardate qui dietro quanti campi di riso per tutti quelli che vogliono il Giappone rurale, guardate qua. Qui di rurale ce n'è anche troppo, vero? Anche troppo rurale, anche troppo tradizionale di campagna. Quindi ora andiamo e facciamo fare un giro qua in mezzo ai campi. Questa campagna l'avete già vista, tra l'altro. Qui perché avete fatto il video con il drone, se ti ricordi, sì, che le è piaciuto. Facevamo il primo drone che ha volato qui sopra i cieli di questa campagna. In questo qua. Dove qui adesso c'è ferma questa macchina per raccogliere appunto il riso. E ora noi andiamo verso i tuoi, no? I campi. Ok? Andiamo là, vero? Stiamo andando là. Mani. Questo uguale, qui tutti i campi di riso. Qui hanno già raccolto. Ora noi andiamo, c'è un po' di vento forse. Abbiamo un problema però, perché il macchinario che deve raccogliere il riso del babbo di Yuri si è rotto. Quindi... Ma stesso? Sì, no, quindi sta arrivando il tecnico. Eccoci qua, questo non è nostro, come vedete qui. Stanno raccogliendo il riso con la macchina, guardate, ora non ve lo zoomo perché perde di risoluzione. Ora io qualche anno fa, l'anno scorso vero mi pare, tanto qui dietro il classico camioncino da chi fa il riso qua nella campagna, avevo fatto il video della semina, che purtroppo qua essendoci sempre tanto vento era venuto bene, però era stato un pochino rovinato dalla presenza del vento, che c'è anche oggi, però vediamo se mettendoci una mano, dato che in questa fotocamera non posso mettere microfono esterno, non c'è, vedete come taglia. Ora, anche noi ce l'abbiamo così? No, il nostro è più piccolo. Il nostro è più piccolo, qui siamo da professionisti, vedete come lo tolgono il riso. Quale? Il camion. Ecco il camion che sta raccogliendo il riso, qui è... L'economia si basa sul riso, se non l'avete capito, guardate qua quanti campi di riso che ci sono. E poi vedete in lontananza, laggiù in fondo, c'è anche la mamma di Yuri con Miwa nel passeggino. E vedete qua siamo nella campagna più campagna. Yuri, dici qualcosa? Questo tra l'altro ci avevamo chiuso il video della campagna, quello con il drone. Guardate qua quanti campi di riso che ci sono. Campi di riso a perdita d'occhio proprio. E tutti qua, è come, cioè per esempio da me in Toscana si fa il vino, no? Quindi tanti hanno tanti hanno la vigna, e qui invece della vigna o del campo di grano hanno il campo di riso e tutti fanno il riso, vero? Vai. Quanti ne fa il tuo abbo? 4 tonnellate, vero, più o meno? Un po', vero? Fa un po' di riso all'anno, che poi vende solamente la parte che serve per coprire i costi, vero? Vende solo quello che serve per recuperare le spese. Sì, per andare in pari tra quello che spende, no? E poi il resto ce lo mangiamo noi, ci facciamo il mochi e ce lo mangiamo tutto l'anno. Quindi noi del riso non abbiamo bisogno. Siamo sempre pieni di riso. Tra l'altro ora ho comprato anche il macchinario per farmi il riso integrale, vero? Sì. Ora dopo, se ce lo fa vedere quella cosa lì, spiega come funziona, perché io non ho idea di come funzionano quei macchinari. Di qualcosa, che sto inquadrando solo te al momento. No. Guarda qua. Sto guardando dove vanno la mia mamma. Sì, che sono laggiù in fondo al ponte, ora voi non li vedete, però noi andiamo avanti qua e procediamo verso il campo in cui è fermo il macchinario per raccogliere il riso. Guardate qua. Questo diciamo che è un Giappone effettivamente mio babbo è di là, diverso. Tuo babbo? Ah, laggiù in fondo, dove sono tutti quei camioncini? Che qua, dicevo, sembra che ci abbiano tutti un'accoppiata, no? C'hanno tutti la Prius bianca e il camioncino della stessa marca per andare nel campo di riso a fare, insomma, a prendersi cura dei risi.
Infatti vedete, sta arrivando un camioncino bianco uguale a tutto il resto. No, tutto... no, tutto diverso. Ah, quello, questo è diverso effettivamente. Sono... Questo... E questo è da, infatti vedo... Vedo effettivamente un design estremamente diverso proprio, ma dai, sono tutti uguali, sono diversi. Sì, come marca, anche... come marca. Vedete, qua invece l'hanno già tolto, l'hanno già trebbiato, insomma, come si dice, raccolto. Ora, vedi, infatti c'è la tua mamma che ci sta dicendo che Toab è laggiù. Infatti è questa, vedete, in fondo, uso lo zoom in maniera... come non l'uso mai, insomma, ecco questa... Questo che si sta muovendo laggiù è la mamma di Yuri con Miwa nel passeggino. E mi domandavo perché vanno lì. Perché laggiù? Ok, quindi noi andiamo, adesso il nostro obiettivo è laggiù dove sono quei camioncini bianchi, come sempre. Andiamo. Questo qua è sempre il campo di Yuri. Noi che siamo dei latifondisti della nobiltà agricola di Shiba abbiamo un sacco di campi. Non è vero ovviamente, però comunque ce n'ha tanti di campi comunque. Sì, un po' sì, dai, insomma, questo è quello più piccolo, ma di là c'è quello enorme. Ok, e questo qua vedete l'ha già raccolto. Ora, se vedete il video della semina che ho fatto appunto l'anno scorso, che vi metto comunque in descrizione, capite come... Guarda, qui praticamente c'era un sacco di acqua in cui con un macchinario, praticamente piantina per piantina, vengono sparate nella terra e poi crescono in quel modo lì, come volete vedere. Il nostro campo hanno tanti erbi di diversi perché mio babbo non vuole usare pesticidi eccetera, quindi... il campo suo oltre al riso c'ha anche altra erba, sì. Tipo erba. queste erbe fa rompere la macchina, infatti vedete laggiù, ora andiamo, è arrivato, vedete questi due camioncini, uno del babbo di Yuri e l'altro invece è del dottore che aggiusta le macchine per tagliare il riso. E ora andiamo a vedere, siamo arrivati, c'è anche Miva, vedete, la merenda, dentro la cosa, che merenda abbiamo? Un pamman di qualcosa, che è questo qui? Poteto? Quelli da bambini? Eccola qua. E qui appunto che sta aggiustando il babbo di Yuri, la mamma di Yuri e il dottore del... Ah! Vedete, si incastra la roba qui sotto e quindi si rovina. Ecco, allora vedete, queste qui ora sono state tolte perché avevano intasato praticamente il macchinario. Questo è il riso, questo qua. Vediamo se mette a fuoco un po' meglio. Ecco, questo qui è il riso. Quindi la macchina lo taglia qui sotto, poi lo spara di dietro e fa tutti i suoi giri eccetera eccetera, poi arriva di qua, qui viene da sotto, butta lo scarto e con questi sacchetti che sono attaccati qui sotto entra il riso, che poi dopo non è pronto per mangiare ovviamente. Pensate voi quando lo facevano qua, quando non c'erano macchine del genere, insomma, quanto era faticoso fare un campo di riso grosso così, insomma. Che non è grande, tra l'altro, ce ne sono anche Babbo di Yuri ce l'ha molto più grande, dove c'è più o meno quella traliscio dell'alta tensione, ce n'è uno molto più grande di questo. Ora vediamo quando comincia, se riusciamo a farvelo vedere, perché qui il dottore sembra aver sistemato la situazione. Allora vedete, il Babbo di Yuri sta ricaricando tutti i sacchi, quindi ci vanno messi tutti insieme. Dicevi, che quando sono pieni? Quando diventa pieni, suona. Fa BB, come fa? B. E così fa sapere che è l'ora di toglierli. Mio, e cambiare la busta. Ok, infatti qui sono tante buste. Ma vediamo se riusciamo a vederlo in funzione. Ecco, adesso ricomincia, vediamo. Ah, perché questo praticamente si è rovinato qui perché Babbo Yuri non usa pesticidi e quindi va a tagliare anche tante altre erba. E quindi intasa un po' la situazione. Vedete, ora vediamo se riesco a farvi vedere in qualche modo. Ecco, vedete che sta tornando indietro, cioè sta venendo avanti più che altro con la macchina che sembra funzionare bene. Vedete da una parte come taglia e porta le spighe di dietro e poi, dicevo, si riempie il sacchetto di riso di dietro. Ora, a rovinare tutto questo panorama bucolico c'è purtroppo questo traliccio dell'alta tensione
che rende il tutto un po' poco poetico. Anche dietro quel ponte non è che scherza molto, però comunque. Ecco, vedete qui come funziona? Taglia, passa di dietro, ora si vede molto bene, passa di dietro, poi fa tutti i suoi giri come dicevo prima, e poi si riempie. Ora vedete qua c'è tante erbacce, quindi le deve togliere purtroppo a mano. Vedete il riso, ora sente poco sicuramente, però vedete qui nel sacchetto, i sacchetti si stanno riempiendo del riso che la macchina prende e spara dietro. Allora, Pio, allora adesso torniamo a casa e più tardi cerchiamo di farvi vedere quando il riso viene asciugato, giusto? Quando poi lo porta a casa. Intanto noi andiamo a casa. Già, eccoci qua alla fine della giornata, guardate quanto riso ha preso, praticamente è fatto. Quanto... E questo qua è il riso che è come è stato raccolto, vedete? Bellissimo. Guardate quant'è. Ah, è arrivato. Bellissimo il riso. Guardate quanti. Dono curai esca? Nanchiro? Nanchiro? Nigiochiro da cara. Saranno 200-300 kg saranno. Vabbè, comunque sono tanti chili. E poi vedete, va a metterlo. Qui dentro c'è tanta confusione dentro questo macchinario che serve per asciugare. Guardate quanto è grande. Guardate qua. Prende tutto il pezzo qui. E questo serve per asciugare il riso. Vedete, questo qua è il macchinario, guardate, questo enorme qua. So, Nijusampun? Nijusampun, to you imi? Nijusando. Ok. Allora, vedete lì c'è scritto il 23, che non sono i minuti che servono, ma i gradi, 23 gradi. Vedete che lo mette dentro, lo butta dentro tutto così. Non augura che è rimasta? No, ok. Quindi praticamente è infilato ora fino a domani, sta qui dentro ad asciugarsi alla temperatura di 23 gradi. Ok, quindi ora parte. Agito, ok, quindi automaticamente ora parte, vedete c'è scritto 23, sono 23 gradi, però arriva fino a Yonju Made. Un po' più alto di 40 gradi, Ashtamade. Fino a domani sta dentro. Ok, quindi più ce ne infili dentro di riso e più la temperatura sale, perché serve appunto più calore per asciugarlo. Grazie per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Come sempre, che devono fare? Mettere mi piace, poi mai anche condividere, ok? Iscriversi al canale se è la prima volta che vedete un video, visitare il sito www.donakai.it, poi che c'ho poi da vedere? La pagina? Facebook, poi l'account di? Instagram, ok. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao. Ciao, ciao.